fondamentale per la chiarezza e anche l'efficacia dell'esposizione. Sono stati chiamati in campo diversi argomenti, alcuni sono di competenza del senatore Marco, scusate, dell'assessore metropolitano Marco Monesi, a cui lasciamo la parola per spiegare un attimo quali sono le risorse, le compatibilità di bilancio, i fondi strutturali e queste sono le risorse economiche, poi ci sono le risorse umane, che è un altro capitolo importantissimo, appunto quello del personale, che sappiamo è in agitazione da tempo per questa motivazione. La parola è... Grazie. Sì, mi piacerebbe un po' seguire le cose che Walter diceva, ma ovviamente rischieremo di ripetere argomenti, per cui vorrei, come dire, intanto dire che ovviamente l'idea delle città metropolitane è un'idea affascinante, affascinante ed anche in qualche modo potremmo dire uno strumento di innovazione istituzionale in Italia che può servire a governare il futuro, no? Le sfide globali del futuro, perché se pensate che oggi il 50% delle persone vive nel mondo, vive nei centri urbani, e che il 50% del PIL si produce qua, nei centri appunto urbani, che nel 2050 l'ONU dice che sarà il 70% della popolazione mondiale a vivere nei centri urbani e si produrrà l'80% del PIL, questo può dare l'idea di come i centri urbani diventeranno complessi ed importanti nella loro come dire, gestione. Appunto da questo punto di vista allora questo strumento può diventare utile a governare quelle complessità, che vorrà dire densificazione, che vorrà dire la sfida digitale, che vorrà dire quindi attrezzarsi andando avanti, che vorrà dire appunto consumo di suolo, che vorrà dire tutto quanto, come dire, può rappresentare la complessità dei centri urbani. Bene, quindi idea ovviamente ormai datata, ma che comunque diciamo si può adeguare alle sfide del futuro, stando al passo coi tempi e guardando avanti, sapendo cogliere le sfide del futuro. Purtroppo, diciamo, adesso il legislatore non ha prodotto il meglio. Nel senso che ci sono cose buone nella legge, e non sono qui per lamentarmi, sono qui perché, e quindi voglio dire, lavoriamo per fare una buona città metropolitana di Bologna, ma al tempo stesso però vi rappresento un po' quali sono le questioni. Dicevo, il legislatore purtroppo da troppi anni opera guardando più che alla esigenza di fare, come dire, cose, riforme importanti e che abbiano, come dire, siano calate nella realtà dei fatti. Purtroppo l'input è quello di a volte mandare un segnale all'opinione pubblica, era l'esigenza di tagliare le province, a volte risparmiare, e quindi si fanno le cose un po' peggio, per cui il risparmio si pensava fosse determinato da togliere i costi alla politica, poi ovviamente si sono accorti che togliere solo i costi della politica dalle province o dalle città metropolitane era poca cosa, quindi nella legge di stabilità hanno aggiunto ulteriori tagli, quindi c'era un taglio di 1 miliardo alle province e città metropolitane per il 2015, 2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017, e c'è la riduzione del personale del 50% per le province e del 30% per le città metropolitane. E quindi diciamo in questa logica, ma soprattutto non si è nemmeno per tempo cercato di mettere in condizioni, che ne so, i comuni e le regioni di fare le cose tenendo conto che ci sarebbero state, perché che ci sarebbero state queste, come dire, questi ridimensionamenti di queste istituzioni, e quindi si poteva fare quello che si è fatto ultimamente, cioè bloccare in sostanza il turnover degli enti locali in precedenza, dicendo cominciate ad attingere, insomma, quindi diciamo le cose che hanno prodotto una serie di esigenze che oggi determinano una grande confusione. Oggi
diciamo, noi abbiamo per esempio da ridiscutere le funzioni con la Regione. Ci sono quelle determinate dalla legge 56, la cosiddetta del Rio, e ci sono le funzioni invece che le città metropolitane dovranno in qualche modo discutere con le Regioni. Noi abbiamo avuto questa vacanza perché la Regione era dimissionaria e quindi le elezioni sono state da poco, però e tutto questo deve avvenire entro la fine dell'anno, però nessun'altra regione che non aveva gli stessi problemi, la Regione Emilia Romagna, ha prodotto le leggi per definire le funzioni delle loro città metropolitane. Quindi diciamo c'è tutto un ritardo, e mentre invece i problemi li viviamo già tutti e subito. Tutti e subito perché vi racconto, poi dopo tornate ma lo so tutto, però non posso farla molto lunga, quindi vi racconto un attimo le questioni che attanagliano la nostra città metropolitana dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie. Voi fate conto che noi avremmo sulla carta un bilancio di 132 milioni di euro di entrate. In conseguenza di queste noi potremmo, come dire, spendere in sostanza 33 milioni per il personale, 12 milioni di mutui, poi ci sono 32 milioni di funzioni delegate, poi ci sono altre spese, insomma, e poi ci sono 50 milioni che noi dobbiamo ritornare allo Stato. Perché noi incassiamo circa 75 milioni fra imposta di pubblico di trasferimento delle proprietà delle auto e 25 milioni e 50 milioni sulle RC auto, che sarebbero di competenza delle province. Però lo Stato, attraverso la spending review, eccetera, eccetera, di questo vuole 50 milioni. Quindi di 75 quest'anno lo Stato ne vuole 50 per sé e forse qualcosa di più, però diciamo adesso abbiamo stimato 50 milioni. Quindi sommando queste voci di entrata e sommando quelle di spesa, aggiungendo questi 50 milioni che vanno allo Stato, l'anno scorso la somma dava una disponibilità di 25 milioni per gestire i servizi, 25 milioni. Quest'anno, sommando appunto il taglio che si è aggravato a 50 milioni, alla fine ci rimangono 25 mila euro. Quindi un millesimo di quello che avevamo disponibile, che le province avevano disponibile l'anno scorso per gestire i servizi. Cosa vuol dire? Come sarebbero spesi questi 25 milioni di servizi? Sarebbero spesi per luce, gas, acqua, assicurazione, materiale per la manutenzione reale delle strade, delle scuole e così via. Quindi noi oggi siamo in una condizione, come dire, di estrema difficoltà a partire. Difatti, diciamo, la situazione è un po' ingessata. L'anno scorso la provincia non ha nemmeno rispettato il patto di stabilità in comune con tante altre, perché i tagli che hanno influito hanno prodotto questo sistema. Poi purtroppo questo mancato rispetto del patto di stabilità influisce sulla situazione oggi delle città metropolitane, perché se non muta la legge, se il legislatore non dirà che sono omesse le sanzioni per le città metropolitane e le nuove province, dovremmo scontare anche questo, che vuol dire intanto dare quella quota di sforamento del patto, che è uno sforamento virtuale, ma noi lo dovremmo restituire in euro, quindi a seconda di quanto sarà lo sforamento dovrebbe essere restituito allo Stato. Non solo, questo impedisce anche il mantenimento di alcune posizioni, per dire, sui dirigenti della provincia che oggi c'erano. Quindi ieri abbiamo fatto un atto che ha dovuto per ora
togliere quattro direttori che erano stati incaricati per la gestione di determinati settori importanti, anzi quelli strategici per, anche per le nuove funzioni, perché in balia di questo fatto che non sappiamo ancora se saranno tolte le sanzioni per impatto oppure no. E ovviamente questo crea qualche scompenso, oltre al fatto che tra gli altri scompensi abbiamo il fatto che da anni, con l'incertezza che girava sullo stato delle province, il personale era un po', come dire, depresso, ulteriormente depresso dopo il fatto che venivano annunciati questi esuberi, che sono in Italia 20.000 esuberi per quanto riguarda le ex province, comprese quindi le città metropolitane, e quindi il nostro compito è quello sostanzialmente di rimotivare, di ridare insomma certezza di futuro a questo nuovo ente, anche nel, se le condizioni date sono, come dire, un po' complicate. E vi dicevo, insomma, questa è la situazione dal punto di vista delle risorse. Ovviamente metteremo in campo un po' di fantasia, speriamo, fantasia nel senso che non possiamo stare fermi, quindi qualcosa dobbiamo fare, agiremo cercando di poter consentire almeno una serie di spese che almeno consentano di non mettere ulteriormente a rischio situazioni che ci possono essere sulle strade, sulle scuole, quindi è un lavoro improbo, ma come qualcuno lo deve pur fare, e quindi cercheremo di dare un segnale di fiducia all'ente interno e anche ai cittadini. Quindi, dette tutte queste disgrazie, speriamo che il governo tenga conto di questo, perché i sottosegretari, faccio l'elenco, Del Rio, Bressa, Baretta, mi sembra, De Micheli, ma tutti questi che hanno anche incontrato l'ANCI, o meglio i rappresentanti delle città metropolitane, hanno riconosciuto la fondatezza delle questioni loro esposte, no? Patto di stabilità, risorse, perché anche qui il tema è quello: se si vuole veramente differenziare com'è nella norma e com'è negli auspici che il governo ha fatto, io ho sentito dalla viva voce di Del Rio e di Renzi a Torino all'Assemblea Nazionale dell'ANCI dire che le province sono una cosa, pur nuove, nel senso che hanno minori funzioni, ma le città metropolitane rappresentano qualcosa di nuovo e con più poteri, come già Walter ricordava, e con funzioni ovviamente superiori. Detto questo, però, bisogna anche mettere in condizione di avere le professionalità e le risorse adeguate per poter fare questo, perché in una situazione come quella non si va da nessuna parte, quindi continueremo a batterci perché questo avvenga. E dicevo, in più c'è il tema regione con la quale il sindaco sta affrontando le questioni per cercare di, come dire, riuscire a definire una serie di funzioni adeguate al livello che la città metropolitana deve assumere. Già però noi nello statuto qualcosa l'abbiamo indicato, anche sui temi che Walter ricordava, a partire per esempio dal consumo di suolo, nel senso, noi non abbiamo, intanto anche sugli strumenti abbiamo detto che faremo un solo strumento, cioè un solo, non un PTCP, no, ma un piano che ricomprenda tutti i piani che invece diciamo nella versione precedente erano piani di settore, dal PTCP al piano della mobilità, così via. Noi vorremmo fare un unico strumento di pianificazione che riassuma tutto questo, ma al di là di questo aspetto, anche sul consumo del suolo abbiamo detto cose precise, abbiamo scritto nello statuto sostanzialmente non consumo zero ma saldo zero, quindi che vuol dire che se si costruisce 100 bisogna rigenerare 100, quindi anche questa è un'indicazione che non vuole essere, come dire, passatemi il termine, troppo utopistica, ma in qualche modo concreta, insomma,
è un'indicazione, è una volontà verso la quale andare, ma anche, come dire, da questo punto di vista abbiamo cercato di disegnare quello che Walter ricordava, e cioè anche l'omogeneizzazione degli accessi e delle tariffe, ma anche questo però, come dire, è una tendenza, perché come Walter sa bene, non è che su 56 comuni è possibile fare in un schiocco di dita omogeneizzazione, forse per le forme d'accesso può essere anche più facile, per le forme no, per i regolamenti. Un po' più complesso è questione delle tariffe, perché lì ovviamente bisogna andare prima di tutto ad omogeneizzare i costi, che sono ovviamente da comune a comune, possono essere diverse, sono diverse all'interno delle stesse unioni, quindi insomma, comunque è un processo sul quale ci siamo dati l'obiettivo di lavorare. Comunque, per chiudere, perché il tempo dato sta esaurendo, forse già esaurito, e credo che abbiamo cercato di dare, di sfruttare gli spazi che, come ricordava sempre il senatore Vitali, ci sono nella legge, cioè ampia autonomia statutaria, e abbiamo cercato di colmare, diciamo, cioè di riempire questi spazi dando delle indicazioni che guardassero al futuro. Abbiamo anche, concludo, non chiuso la partita né di rivedere lo statuto, perché dopo 24 mesi che lo possiamo testare sarà ovviamente possibile andarlo a migliorare, integrare, puntualizzare, precisare, e allo stesso tempo abbiamo anche lasciato aperto quella che veniva ricordata non essere questione fondamentale ma importante, e cioè quella dell'elezione degli organi, perché nello stesso statuto abbiamo scritto espressamente che fra 24 mesi si rivedrà lo statuto e sarà possibile anche rivedere la questione legata all'elezione degli organi, che potrà essere diretta o no. Tutto questo, come dire, l'esperienza e il tempo ci diranno cosa più giusto sarà possibile maturare. Ringraziamo il Forum Comunesi per questa prima dettagliata illustrazione delle problematiche in capo alla città metropolitana. E direi che adesso passiamo la parola all'assessore del Comune di Bologna, Matteo Lepore, con la precisazione che al termine del suo intervento avremo di